Ciao a tutti. Vedo spesso gente che ha paura delle zanzare, quindi anche se ha lo spazio e la voglia di costruire un laghetto, uno stagno o un mini pond, evita di farlo proprio perché teme che questi ultimi possano attirare le zanzare, più di quanto non lo faccia già il loro giardino. Per questo oggi voglio fare questo video in cui vi spiego i motivi per cui non c'è nessuna ragione di preoccuparsi. Partiamo intanto dal come nasce una zanzara. La zanzara nasce in acqua. Infatti la femmina, dopo averci punto, sviluppa le uova e cerca un ambiente adatto a rilasciarle. In pochi giorni queste si schiudono e le larve iniziano a nutrirsi delle sostanze nutritive presenti in acqua. Possono essere microrganismi e piccole particelle di sostanza organica. Si susseguono quattro stadi, quindi quattro cambi di muta, che si completano in media dopo 10 giorni. A quel punto la zanzara esce, è già formata ed è pronta per pungere qualcun altro. Quindi all'apparenza sembrerebbe che un ulteriore ambiente acquatico in giardino potrebbe causare un aumento del numero di zanzare, ma questo è falso. Il numero di zanzare rimarrà esattamente lo stesso. Il motivo è molto semplice. Le zanzare non depongono uova ovunque, il loro istinto le spinge a deporle in acqua totalmente stantia, senza pesci e soprattutto putrida. Questo è il tipico ambiente, per esempio, dei tombini o dei sottovasi che abbiamo in casa, dove le sostanze nutritive a cui ho accennato prima abbondano e la zanzara può rilasciare le proprie uova in tranquillità, senza predatori. Per farvi capire, io ho avuto diversi acquari. Alcuni anche senza filtro e senza pesci, e mai nessuna zanzara ha deposto le proprie uova al suo interno. Invece, per una singola volta che ho dimenticato un bicchiere che avevo utilizzato per raccogliere gli scarti delle potature fatte appunto a uno degli acquari, poco dopo mi sono ritrovato ad avere delle larve di zanzara al suo interno. Il bello è che ho anche aspettato un po' prima di darle in pasto ai pesci e nel giro di pochi giorni erano quasi tutte morte e le poche rimaste in vita erano diventate trasparenti. Questo perché probabilmente non c'era abbastanza nutrimento per portare avanti le mute. Quindi in uno stagno, laghetto o mini pond dove abbiamo acqua pulita grazie alle molte piante o anche semplicemente ad un filtro, unito anche al lavoro delle piante, le zanzare difficilmente deporranno le loro uova. Io stesso all'interno del mio stagno non ho mai visto uova o larve di zanzara, al contrario di altre come quelle di Chironomus, che per chi non lo sapesse sono delle larvette, diciamo, che si sviluppano proprio dai chironomidi, che sono degli insetti, molto semplicemente, che hanno, come tanti altri, la fase larvale che si sviluppa in acqua. Se poi quello che vi ho detto non bastasse per farvi stare tranquilli rispetto appunto a questo, tra virgolette, problema che non c'è delle zanzare, ricordatevi che nei nostri laghetti andiamo ad inserire molto spesso dei pesci. Infatti, se disgraziatamente dovesse accadere appunto che delle larve si sviluppassero all'interno dello stagno, ecco, queste verrebbero immediatamente predate dai pesci. E mi raccomando, non fatevi ingannare da chi vi dice che le larve vengono mangiate solamente dalle gambusie. La gambusia, per chi non lo sapesse, è un pesce molto consigliato per, diciamo, la lotta alle zanzare, proprio perché comunque sia sono dei pesciolini piccolini, molto resistenti. Tra l'altro in Italia sono molto diffusi perché intorno agli anni 20 sono stati introdotti proprio per la lotta biologica alle zanzare. Ma è da quando sono state portate in Italia hanno decimato intere popolazioni di pesci autoctoni o anche di anfibi. Loro infatti non si fermano solamente alla zanzare, tra l'altro non sono neanche la loro preda naturale, diciamo. Per i motivi che vi ho già spiegato prima, le zanzare non vanno a deporre dove ci sono pesci. Quindi appunto il mio consiglio è di evitare le gambusie perché in questo modo avrete un laghetto o uno stagno con più biodiversità e soprattutto se siete interessati all'allevamento di più specie potrete tenerne più insieme, perché insieme alla gambusia è molto difficile andare ad allevare altre specie, perché queste andranno a predare le uova sempre e comunque, andranno a predare gli avannotti sempre e comunque, quindi appunto evitatele.
Non vi parlo in questa maniera delle gambusie così per dire. Io stesso le ho avute nel mio primo stagno che costruì nel 2019 e la mia esperienza è stata negativa. Inizialmente ero molto contento di averle perché comunque sia è un pesce che sin da piccolo ho visto spesso in ambienti acquatici che frequento. Ma presto mi sono accorto che sono degli animali che non lasciano spazio a nulla, che siano larve di libellula, e qualsiasi larva di insetto, che siano girini, specialmente sul lungo periodo, quando quindi diventano molte, non si riescono più a contenere e quindi sono, diciamo, distruttive verso qualsiasi cosa. E nel mio stagno non sarei andato mai ad inserire né Medaca, né Macropodus, né Tanictis, se appunto avessi tenuto le gambusie. Quindi tornando all'argomento principale del video, in definitiva, non voglio dire che in un ambiente acquatico in casa sia impossibile vedere larve di zanzara, assolutamente no. Anzi, io spesso cerco proprio di farle nascere nei miei mini pond, sporcando però l'acqua con del latte o con del lievito. Ma è molto difficile ed è un qualcosa che non deve assolutamente preoccuparsi per i motivi che vi ho detto. Tra l'altro, ripeto, se voi avete dei pesci nello stagno, le zanzare sono l'ultimo problema. Piuttosto, se davvero avete un problema di zanzare all'interno del vostro giardino, pensate a una disinfestazione o ad andare a cercare i punti dove queste potrebbero svilupparsi. Se avete dei tombini, vi assicuro che se l'acqua è stagna, cosa che succede spesso nei tombini delle acque chiare, avrete al 100% delle zanzare, o meglio, delle larve di zanzara al loro interno. Se avete una siepe, ricordatevi che la siepe è un nascondiglio ottimo per le zanzare, che durante le ore più calde si andranno a rifugiare all'interno appunto della siepe, che è più fresca. Quindi, in definitiva, questo era quello che volevo dirvi sulle zanzare. Ricordatevi di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, sicuramente ci sono molte altre cose da dire, ma per questo video mi fermo qua, non voglio esagerare. Piuttosto vi lascio spazio nei commenti se appunto avete delle perplessità o anche se non condividete ciò che ho detto, perché ovviamente è tutto frutto della mia esperienza. Magari un giorno vedrò per qualche strano motivo delle zanzare all'interno del mio stagno, a quel punto cambierò idea, o meglio, andrò a beh, delle larve di zanzare comunque sarebbe impossibile perché lo vedete qua, ho un'enorme quantità di pesci e soprattutto l'acqua è pulitissima. Però, che so, magari delle uova, allora potrei cambiare quelle che sono le mie convinzioni su questo insetto.